Festival Show, l'anteprima. E le nostre vite cambiano, un perenne mutamento che nasce con noi. È arrivato a trovarci uno dei super ospiti di Festival Show, con noi c'è Enrico Ruggeri, benvenuto Enrico. Grazie, ciao, ciao a tutti. Anzi, bentornato. Bentornato, sì, ormai è un'abitudine estiva, almeno una volta devo passare qua. Noi siamo felicissimi di vederti almeno una volta l'anno. L'anno scorso, informazione completa, con i Decibel, quest'anno da solo. Esatto, esatto, sì, alterno, insomma, l'importante è venire a trovare un po' di amici. Ti mancano un po' i ragazzi in questo tour che fai in solitaria? Beh, sì, insomma, giro con una band collaudata di amici, io mi sento sempre il cantante di una band, anche quando i miei dischi e le mie tournée escono a nome Enrico Ruggeri. Certo, i Decibel sono proprio gli amici dell'infanzia, quindi in qualche modo, ma ci vediamo, ci sentiamo sempre. La compagnia di sempre. Senti, quest'anno arrivi con Alma, che sta avendo un grande successo, in programmazione Il Treno Va, che devo dirti la verità, quando ho sentito mi sono trovata un po' in un film di Sergio Leone, non so se era voluta questa cosa. Abbastanza, o no. Abbastanza, sì, c'era un incedere, poi in realtà ne abbiamo fatto una versione nell'album. Poi siamo andati a Los Angeles con un signore che si chiama Saverio Principini, che avevo sentito perché aveva fatto un pezzo di Vasco Rossi che si chiama La Verità, che mi era piaciuto come impatto di suono. E allora ho detto, ma perché no? E l'abbiamo, insomma, ci abbiamo lavorato ancora sopra, però in effetti quel clima alla Sergio Leone c'è, ed è carino, mi piace. Ma anche il concetto del treno, no? In questi tempi in cui si corre, sì, sempre. Beh, poi il treno, insomma, è una metafora della vita, no? Quelli che salgono, quelli che scendono, quelli che si incontrano e poi si separano. La vita è una serie di momenti di incontro come il treno, almeno una volta. Adesso non è più così, perché in realtà sul treno ognuno guarda il suo smartphone e con non sa più. Esatto, non sa più chi sono gli altri. Senti, la copertina del disco è stata curata da un personaggio che conosciamo prima come attore e poi come pittore ha preso la sua strada, che è Dario Ballantini. Come mai la scelta sua? Ma sì, in effetti Ballantini tutti lo conoscono per le imitazioni, ma è uno dei pittori europei più quotati. Io ho la fortuna di essere suo amico. Avevo per la 35esima volta il problema della copertina dell'album e oltretutto, siccome venivo da due album con i Decibel, comunque la mia faccia ce la dovevo mettere per ricordare che questo era un mio album. Però insomma non volevo la solita foto bella photoshoppata e mi è venuto in mente Dario, ho detto senti, io c'ho un album, si chiama Alma, Anima, fai quello che ti senti, come mi vedi, non farmi bello, fammi come mi vedi. E ha fatto una copertina, posso dirlo perché io non c'entro niente, che credo sia una delle copertine più belle che siano mai state fatte. Quindi esperimento apprezzato. Sì, sì, io sono molto contento. Scelta confermata. Alma, racconta un po' della tua anima. Anche se sempre, posso dire, molto criptico, perché nonostante tu ti esponga molto nella musica, nella conduzione radiofonica, insomma di te sappiamo tante cose, nel disco quanto c'è? Ma c'è sempre molto, o perché osservi, o perché vivi, o perché racconti delle cose che magari ti sono successe 10 anni fa, che hai immagazzinato, tenuto lì e poi per motivi anche misteriosi ritornano a galla, per cui io credo che insomma chiunque scriva canzoni, mi auguro, ci metta le cose che non dice nella vita. Senti, ultima domanda, hai vinto Sanremo con il primo pezzo rock che ha vinto Sanremo di questa per sera, e quell'unico, spoileriamo, che sarà anche la nostra sigla. Che emozione ti dà, mistero? Beh, è sempre bello, ovviamente, insomma, ricorda un momento esaltante, perché poi non conta niente vincere Sanremo, però quando sei lì festeggi, è un momento bello. Fa la differenza. No, poi in realtà insomma ci sono canzoni che non hanno vinto Sanremo, che hanno fatto tanta strada, e purtroppo anche canzoni che hanno vinto Sanremo e poi sono sparite. Per fortuna Mistero è rimasta e sai, sono quelle canzoni che tu te le godi nel momento in cui inizia la canzone, quando sei a un concerto la gente la riconosce e è contenta di sentirla. Allora questa sera la canteremo tutti quanti con te, stasera sul nostro palco Enrico Ruggeri. Ci vediamo dopo, ciao ragazzi.